Ciao a tutti ragazzi, finalmente eccomi qua, ce l'ho fatta ad esserci anche oggi. È il primo giorno che sto al 100% e difatti sono arrivato lungo perché ho avuto una giornata pienissima. Pensate che ho fatto anche recupero e ripristino mezzi rimasti in panne, perché ieri sera un pilota dell'SNP, Matteo Tomaselli, è capitato di rimanere a piedi con una vettura e quindi siamo andati a recuperare la vettura, rimetterla in moto e portarla direttamente a casa. Quindi ci è toccato fare anche questo oggi. Ma al di là di questo, voglio dirvi che poi di pomeriggio, nell'abituale impegno al simulatore, ho avuto l'onore e il piacere di avere il vice campione italiano di braccio di ferro, ovvero Salvatore Giandinoto. Ve ne avevo parlato qualche giorno fa in uno dei video. Ebbene, lui è uno degli iscritti al canale ed è venuto oggi con i propri figli qui. Vediamo il figlio Giuseppe, ma c'era anche la figlia Giorgia che salutiamo. E parteciperà praticamente al raduno che faremo in pista a fine giugno. Vi ricordo che ho le ultime tre, anzi, gli ultimi tre posti liberi invece per la data di luglio. Poi siamo completamente full. Detto questo, saluto già, ovviamente Salvatore, mi ha fatto molto molto piacere la sua visita e posso dirvi che il titolo di vicecampione italiano è più che meritato perché ho provato a fare un po' di forza e io piccolino piccolino proprio non sono e devo dirvi che ho trovato una roccia dall'altro lato. Comunque, detto questo, iniziamo a parlare di motorsport perché parleremo di Formula 1, di tecnica di guida da voi richiesta e anche di 24 ore di Le Mans, perché oggi voglio farvi vedere una cosa che non è stata ben attenzionata e che mi fa piacere riportare un attimino sotto i riflettori. E iniziamo proprio dalla 24 ore di Le Mans. Questa è la parata che tutti sognavamo, ma che non abbiamo avuto neanche per un secondo come dire, la voglia di dire che sognavamo quella parata lì, perché ragazzi, sembrava una cosa talmente irreale e talmente impossibile, ed invece poi alla fine è accaduta veramente. Però, al di là del grande successo della Ferrari alla 24 ore di Le Mans, abbiamo qui una classifica che va dal primo al quinto nella classe Hypercar, dal primo al quinto nella classe LMP2 e dal primo al quinto nella classe GTE AM. Ma poi, in sesta posizione, chi si è classificato? Sesta e settima la Glickenhaus. La Glickenhaus, tra l'altro, l'equipaggio classificato sì, sesto, io lo conosco benissimo perché Ryan Briscoe, Romain Dumas e Oliver Plat, io ho avuto il piacere di incontrarli in pista e ragazzi, senza nulla togliere all'altro equipaggio. Questi sono piloti dal piede pesantissimo. Wow, io ricordo l'australiano. Ragazzi, in Formula 3 volava, volava. Io non correvo nella stessa categoria, lo osservavo dalle reti perché avevo appena corso in Formula Ford, però avevo un'ammirazione per lui pazzesca. Ebbene, per un piccolo costruttore come la Glickenhaus, finire in mezzo ai costruttori più blasonati, perché sono finiti davanti a Porsche e Peugeot, perché abbiamo una Porsche ottava e una Peugeot nona, è qualcosa che significa tanta roba. Vero, l'anno scorso hanno fatto un risultato anche migliore, ma correva solo la Toyota, cioè c'era poca roba per il resto. Invece, quest'anno abbiamo avuto Ferrari, Porsche, Toyota, Cadillac, Peugeot, cioè fior fior di costruttori. Piazzarsi in mezzo a loro è una nota di particolare merito e per il team statunitense che ha anche una piccola quota di italianità nella propria genesi, questo è un risultato veramente ottimo, soprattutto perché dobbiamo calcolare che è un team, diciamo, fatto in casa, cioè un piccolo team al cospetto di colossi mondiali. Quindi un applauso al team Glickenhaus. Poi un'altra cosa. Questa immagine io sono convinto che ce l'abbiamo tutti noi stampata nella testa. Per quale motivo? I motivi sono più di uno, perché Antonio Giovinazzi ci è rimasto un po' nel cuore. Quel trattamento, e oggi devo ringraziare Airbus 360
3,60 se non sbaglio, che mi ha dato l'assist per poter parlare di questa cosa. Lo ringrazio e lo saluto e lo ringrazio per le belle parole che ha avuto verso di me. Ebbene, tutti abbiamo nella mente, dicevamo, il trattamento ricevuto dalla Sauber Alfa Romeo e dall'allora team principal Vasseur ai tempi del suo ultimo anno in Formula 1. Non ce ne siamo dimenticati, assolutissimamente no, però parliamone e partiamo con ordine. Dunque, io mi aspetto che questo successo consacri definitivamente un talento italiano, italianissimo, nell'Olimpo del motorsport mondiale. Come? O regalandogli altri successi importantissimi in una categoria in netto rilancio, che ricordo a tutti, negli anni 60 e 70 era più importante della Formula 1 stessa. E questo è uno. Vincere di nuovo Le Mans per lui, o piuttosto vincere anche il titolo di campione del mondo endurance, non sarebbe affatto male. E poi sarebbe un sogno rivederlo in Formula 1. A questa cosa qua ad oggi ci credo molto poco, però un domani con 12 team presenti in Formula 1, allora la cosa potrebbe essere molto più fattibile. E quindi mai dire mai. In ogni caso, già Giovinazzi con questo successo alla 24 ore di Le Mans è diventato un mito. Io mi auguro che Antonio, perché merita tantissimo, credetemi ragazzi, merita tantissimo, questo mito possa continuare ad alimentarlo sempre di più. E questo è uno. Poi togliamoci anche qualche sassolino dalla scarpa, perché effettivamente il trattamento riservato dalla Sauber Alfa Romeo e quindi da Vasseur a Giovinazzi, soprattutto nel suo ultimo anno di Formula 1, fu semplicemente scandaloso. Quella è una foto del Gran Premio del Messico, quando lui poteva tranquillamente finire in P7, P8 e invece, grazie a una strategia autolesionista e totalmente assurda, finì fuori dalla zona punti. Allora voi direte, ma che vantaggio ne potrebbero avere a tirarlo fuori dalla zona punti perché doveva salire in macchina? Wang Yu Zhou. E interessava parecchio di più di uno, due o tre punti portati dal pilota italiano. Però come fai a sbattere fuori un pilota che ti fa un buon risultato? Ebbene, tutti ce la siamo presi con Vasseur. Io per prima allora montai una polemica assurda in uno dei video. Però effettivamente, pensandoci bene, qui magari sarò criticato per quello che sto dicendo, me ne assumo le responsabilità. Secondo me la Ferrari stessa, la Ferrari di allora, non l'ha tutelato. Perché se la Ferrari ha un pilota in quel team e ha voce in capitolo, può dire: ehi ragazzi, un attimino, teniamolo buono il nostro pilota, magari noi vi daremo qualcosa, però teniamolo buono. Evidentemente non c'è stato più quel magari noi vi daremo qualcosa, e quindi di conseguenza Antonio Giovinazzi è stato lasciato solo, perché questo è quello che gli è successo. Ora io sono contentissimo che ci sia stato questo successo, perché in questo modo la Ferrari dà, anzi ridà al pilota italiano quello che gli era stato tolto. Anche perché, parliamoci chiaro, lui un primo malumore con la Ferrari lo ebbe quando venne preso Sainz. Ora, alla luce di quello che abbiamo visto in tutti questi anni, io posso benissimo dire che secondo me Antonio Giovinazzi al posto di Carlos Sainz Junior non avrebbe affatto demeritato, non avrebbe affatto sfigurato, anzi, se tutelato per benino, se fatto crescere come si fa con un pilota a cui si tiene, al quale perdoni tantissimi errori, e ricordiamoci quanti errori sono stati perdonati a Sainz a inizio del 2022, anche se nel 2021 onestamente ha fatto una grande stagione con le monoposto della categoria regolamentare precedente. Ebbene, io ripeto, sono convinto che lui avrebbe fatto veramente bene. Una nota di demerito la merita anche lui, scusate il gioco di parole, perché ad Austin ebbe
una piccola chance di farsi rivedere e la sprecò con un'uscita in prove libere nello snake della pista americana. Però comunque ragazzi, oggi sono veramente felicissimo per lui. Voglio aggiungere, chi è che in Ferrari non l'ha tutelato? Beh, potremmo dire Binotto, ma per non dire sempre Binotto, potremmo dire anche la presidenza. Perché state tranquilli che se la presidenza voleva il pilota italiano al volante di una rossa, prima o poi, in Formula 1, ebbene, non c'era Binotto o Vasseur che teneva, lo avrebbero mantenuto senza nessun tipo di problema. Quindi, ripeto, sono contento che oggi la Ferrari o attraverso la Ferrari Giovinazzi abbia avuto quel che si merita, ovvero la possibilità di entrare nell'Olimpo del motorsport tra i grandissimi, perché vincere una 24 ore di Le Mans ti mette tra i grandissimi del motorsport. Andiamo avanti e parliamo invece di gestione degli pneumatici. Uno degli iscritti al canale che onestamente, mi scuso con lui, non ricordo il nome, anzi lo invito a scrivere un commento così potrò ringraziarlo. Mi ha chiesto che cosa deve fare un pilota e che cosa si intende per gestione pneumatici. Ve lo spiego con tutto il cuore, perché essendo un pilota è una cosa che noi in pista facciamo. Anzi, se devo essere proprio sincero, la insegniamo anche in selezione nazionale piloti ai piloti. Perché una volta fare gestione pneumatici era sì importante, ma c'è stata un'epoca in Formula 1, ad esempio, dove si faceva molto poco, si pensava molto di più a tirare. Però nella storia del motorsport, da sempre, la gestione degli pneumatici è importantissima. E allora, partiamo dalla tecnologia che abbiamo a disposizione oggi, perché una volta, dagli anni 90 in giù o dagli anni 2000 in giù, la gestione degli pneumatici si faceva col sedere, ragazzi. Era il sedere dei piloti che nel dashboard non aveva nulla a capire quando un pneumatico andava a tenere poco poco di meno, poco poco di più, si stava degradando. Il pilota comunque aveva una visuale migliore sulle ruote anteriori e poteva anche controllarle a vista meglio, ma quello che faceva la differenza era la capacità di guida e la sensibilità del pilota. E quindi tutte queste cose facevano sì che appunto il pilota fosse capace di portare la gomma al giro X per fare il pit oppure di farci tutta la gara. Oggi come si fa a gestione pneumatici? In un modo molto più semplice, ragazzi, perché se da un lato i piloti sono molto più dentro l'abitacolo e quindi vedono sempre meno i riferimenti esterni di una vettura enorme, e questo dobbiamo dirlo, dall'altro lato hanno un cruscotto, un dashboard pieno zeppo di informazioni. Le voci attorno alle quali ci dobbiamo andare a concentrare sono queste quattro attorno alla marcia inserita. Allora, questa è l'anteriore sinistra, anteriore destra, posteriore sinistra, posteriore destra. Ovviamente non è meno 7 gradi. Ve l'immaginate un pneumatico a meno 7 gradi? No, è meno 7 gradi dalla temperatura ottimale. Poi abbiamo qui la temperatura ottimale, o meglio, 3 gradi sopra l'anteriore sinistra, 4 l'anteriore destra, 12 la posteriore sinistra e 13 la posteriore destra. Quindi questo diciamo che è la finestra ottimale nel quale fare stare i pneumatici, e poi si esce oltre. Qui vedete i numerini sono diventati tutti rossi per andare a cogliere l'attenzione da parte del pilota, perché abbiamo un anteriore a 17 e 19, una posteriore a 13 e 15. Quindi ragazzi, siamo over a livello di temperatura, siamo con una temperatura troppo alta. Ora, i piloti cosa fanno? I piloti di oggi hanno un delta time da rispettare. Dai box, Xavi Marcos, in mezzo a tutte le cose che dice a Leclerc, e mi fermo qui, gli dice: guarda che hai la posteriore destra troppo alta di temperatura. Allora Leclerc va a controllare e dice: caspita, è vero,
Siamo già al secondo giro, anche perché appunto la Ferrari in degrado termico ci va prestissimo e allora il pilota va ad abbassare quel tempo, però non è solo una questione di tempo, assolutamente no, perché è anche una questione di tecnica di guida. Ad esempio, andiamo a guardare qui il dashboard dove abbiamo le temperature alte. Facciamo finta che al posteriore ancora non siano diventate rosse e ce l'abbiamo rosse solo all'anteriore. Che cosa fa il pilota? Evidentemente ho una vettura sottosterzante o piuttosto che sto impegnando troppo nel treno anteriore. E allora che cosa faccio? Vado a utilizzare una guida che vada a eliminare ad esempio il sottosterzo. Se ce l'ho in uscita, tendo a fare una traiettoria più tondeggiante fino al punto di corda per trovarmi la vettura il più dritto possibile quando vado a mettere giù e limitare al massimo il sottosterzo che ho in uscita di curva. Un'altra cosa che fa il pilota è ritardare un pochino il gas nelle curve lente, nelle curve chiuse, in modo da essere più avanti con la vettura e diminuire un pochino il sottosterzo che si va a innescare quando il peso viene trasferito tutto al posteriore. E questo è un esempio. Se ad esempio ho uno snake, ecco, ne abbiamo parlato poco fa, e ho una vettura molto precisa all'anteriore, per evitare di stressarla nei cambi di direzione veloci sul treno anteriore, vado a tenere una velocità di percorrenza un po' più lenta all'interno dello snake e soprattutto vado a dare dei colpi nel primo momento di attacco alla curva, quindi vado a girare il volante in maniera un po' più dolce e meno decisa. Se invece il problema di temperatura ce l'ho al posteriore, che cosa vado a fare? Ad esempio, sovrasterzo in uscita dalle curve lente, quindi in fase di accelerazione. Doso il gas in maniera quanto più dolce possibile, facendo anche la tecnica dello short shift, cioè metto la marcia più alta un po' prima in modo da non avere la massima accelerazione con una marcia un po' più corta che potrebbe dare alla gomma problemi di motricità e quindi andare ancora di più alti con le temperature. Poi un'altra tecnica di guida. Curve veloci dove va tanto in appoggio il posteriore. Ebbene, lì c'è poco da fare, ragazzi. Si fanno con una velocità un pochino più lenta e si cerca anche in quel caso lì di non avere un inserimento troppo brusco che mi può mettere in crisi in appoggio il posteriore. E poi anche le frenate vengono un po' allungate, si va meno aggressivi sul pedale del freno in modo da evitare bloccaggi che potrebbero essere deleteri con un pneumatico già fuori dalla finestra massima di temperatura che poi innesca una marea di problemi. Questa, in sintesi molto sintetizzata, è la gestione degli pneumatici che un pilota fa con l'aiuto dei box che costantemente gli indica la temperatura degli pneumatici, non solo in un punto, ma nei tre punti, quindi nella parte interna, nella parte media e nella parte esterna. E quindi Xavi Marcos dai box gli dice: Charles, devi andare 5 secondi a giro più piano perché in uscita dalla curva X siamo troppo alti. Leclerc, costretto a rallentare, fa abbassare le temperature degli pneumatici e Xavi Marcos, contento, dice: Ok, perfetto, mantieni questo ritmo. Nel frattempo la safety car l'ha superato. Questa piccola nota sulla gestione pneumatici della Ferrari in Formula 1, che sembra una nota così stonata rispetto al successo che invece la scuderia del cavallino rampante ha avuto alle mani. Se ci pensate, sono due cose completamente opposte. Quindi un grande applauso a tutto il team che ha gestito questa avventura nel WEC alle manne e che ha fatto sì che questo risultato saltasse fuori. E quindi questo è più o meno quello che fa un pilota, andare a curare le fasi di accelerazione, le fasi di frenata, ed evitare il più possibile tre cose che mandano veramente fuori di testa le temperature.
ovvero sottosterzo, ovvero sovrasterzo e anche deriva. Che cos'è la deriva? Quando la vettura va via sulle quattro ruote. Anche in questo caso, di solito succede nelle curve veloci, c'è da diminuire la velocità di percorrenza di quella curva. Solo che questo discorso con le vetture a effetto suolo diventa un po' un problema perché più forte vai in curva e più gene ritenuta e quindi è importante far sì che gli pneumatici non escano mai dalla finestra ottimale di temperatura e se lo fanno è importante con qualche giro un po' accurato a livello di guida farli rientrare nella finestra ottimale che sarebbe praticamente questa. Bene ragazzi, per questo video è tutto. Prima di chiudere vi lancio il Toto Laurent Mequier. Ovvero, ci sarà il direttore sportivo al muretto box della Ferrari in Canada? Ditemi la vostra nei commenti. Come al solito, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivando la campanellina e condividete il video sui vostri social perché tutto ciò ci aiuta a crescere e quindi a cercare di fare sempre meglio. Vi faccio una promessa, domani cercherò di tornare operativo come al solito, quindi con orari più consoni, e cercherò di darvi quante più informazioni possibili, come cerco di fare ogni giorno. Un bacio a tutti, ciao, ci vediamo domani.